Registrazione iniziata. Buongiorno colleghi, buongiorno segretario. Oggi 4 settembre diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, Presidente. Cancilla. Buongiorno, presente. Di Pisa. Orlando. Presente. Randazzo, assente, Inzerillo, 4 su 5, Presidente. Presente. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Oggi, come concordato, dovrebbe collegarsi da un momento all'altro la dottoressa Rimedio per affrontare ancora per l'ennesima volta il problema che riguarda i cimiteri. Ci auguriamo che a seguito delle riunioni che ci sono state nei giorni scorsi, la dottoressa Rimedio ci possa dare qualche notizia confortante. Noi dovremmo, se il segretario affronta il verbale, sicuramente sarà pronto, dovremmo approvare il verbale di ieri. Quindi chiedo al segretario di darne lettura al fine di procedere con l'approvazione. Sì, Presidente. Verbale 163 del 3 settembre 2020. Presenti al primo appello i consiglieri Roberta Cancilla, Antonino Randazzo, Carlo Di Pisa e Giovanni Inzerillo, 4 su 5. Tutti i presenti danno l'autorizzazione alla registrazione e pubblicazione della seduta. Essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta. Si dà comunicazione che domani 4 alle ore 9:30 la Commissione ascolterà in audizione la dottoressa Rimedio, così come deciso e concordato nella seduta di Commissione del 13 agosto 2020. Il Presidente propone di esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio avente per oggetto approvazione tariffa, tasse rifiute tarie anno 2020. La Commissione approva e invita il segretario a leggere gli altri. Si collega in videoconferenza la consigliera Caterina Orlando alle ore 9:58. Al termine della lettura dei primi atti allegati alla proposta, il Presidente, in considerazione al approssimarsi dell'orario di convocazione della riunione di Capigruppo, alle ore 10:32 dichiara chiusa la seduta, rinviando la lettura del 31 febbraio. Presidente, lo proponiamo in votazione. Poniamo in votazione il verbale della seduta del giorno scorso, di ieri, di Pisa, Cancilla, Favorevole. Orlando, Randazzo, assente, sottoscritto favorevole, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Buongiorno dottoressa Rimedio, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno. Come da consuetudine le devo chiedere l'autorizzazione alla videoregistrazione. Grazie. L'argomento ovviamente della richiesta di averla in commissione, ovviamente a lei noto. Ci siamo visti in videoconferenza un paio di settimane fa e abbiamo trattato l'argomento che riguarda appunto l'emergenza cimiteri. A seguito di quell'incontro, lei ovviamente ci ha fornito tutta una serie di informazioni e doveva esserci un incontro il 26 di agosto. Poi abbiamo saputo che ce n'è stato uno il 25 e uno il 26, quindi le chiedevamo se può ovviamente darci delle notizie che speriamo che siano confortanti, perché comunichiamo che noi siamo stati al cimitero lunedì, mi sembra, lunedì scorso, abbiamo fatto un sopralluogo e la situazione ovviamente è devastante. È aumentato il numero delle salme a deposito, ma non è neanche diminuito e ovviamente lei concorderà con noi, non è pensabile
mantenere una situazione di questo tipo con circa 500 sauna a deposito, 500 bar a deposito, una più una meno, di poco che importa. E da quello che abbiamo appreso, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto lì con il dottore Pavia e con altri, con un altro funzionario, di cui in questo momento non ricordo il nome, la situazione non è del tutto, diciamo, confortante. Devo dirle la verità con molta, molta sincerità. Ci aspettiamo da lei oggi, diciamo, quantomeno auspichiamo di avere qualche notizia buona. Quindi io le darei subito la parola e ovviamente le chiedo di farci un quadro della situazione, a seguito pure dell'incontro che avete avuto il giorno 26 e 25. Quindi se lei vuole ne ha già facoltà. Sì, allora, il quadro complessivo. È vero che non sono diminuite, ma non sono neanche aumentate. Quindi, considerato che entrano 10 salme in media al giorno al cimitero dei Rotoli, significa che si fanno circa 10 operazioni al giorno. Questo naturalmente non è sufficiente a fare superare la criticità e l'emergenza che si è creata in questi mesi. Emergenza che comunque è dovuta quasi totalmente al problema delle salme da inumare, perché mancano i posti nei campi di inumazione. Perché facendo peraltro un'analisi della situazione sul tipo di salme a deposito, ne abbiamo una sessantina che vanno in sepolture private e queste, diciamo, abbiamo verificato che nel giro di 15 giorni vengono seppellite nella loro sepoltura privata, attendono semplicemente perché magari deve uscire una salma, deve farsi riunione resti ed entra quella nuova. Una quarantina per tumulazioni, tutto il resto è per inumazioni. Quindi questo crea questa situazione di stasi che, nonostante tutto quello che abbiamo cercato di mettere in campo e nonostante quattro ordinanze sindacali, non siamo riusciti, diciamo, ad abbattere sto zoccolo duro, però naturalmente stiamo tentando anche altre soluzioni, e alcune di queste sono quelle di cui abbiamo parlato dal capo di gabinetto il 25 e il 26 agosto. Il 25 sono venuti, mi pare da Milano, non ricordo, comunque dalla Lombardia, avendo una ditta che ci ha proposto i loculi fuori terra, quindi dove non c'è da fare scavi, non c'è da fare niente, quindi da mettere in terra, che sono assolutamente autonomi, non hanno bisogno di allacci, non hanno bisogno di niente, né di luce, né acqua, perché sono assolutamente autonomi e funzionano come una qualsiasi sepoltura, un qualsiasi loculo interrato. Quindi il problema era trovare gli spazi per eventualmente collocarne, poi naturalmente quanti ne prendiamo è anche vincolato al fatto se vogliamo fare l'affidamento diretto dobbiamo stare sotto i 150.000, altrimenti trattativa privata. Vabbè, questo è tutto un altro tipo. Quindi si è parlato di questa tipologia di loculi che sono stati adottati anche in altre città d'Italia. È stato fatto un sopralluogo, anzi due sopralluoghi, una ai Rotoli e una ai Cappuccini. Ai Rotoli è stata individuata, naturalmente da confermare perché poi dobbiamo anche scrivere alla soprintendenza, la zona con lo spiazzo che era vicino al vecchio forno crematorio, dove potrebbe accogliere tra 120 e 150. Mentre Cappuccini è stata anche disturbata e pulita, bonificata tutta una fascia tra due mura di cinta di contenimento, dove potrebbero essere collocati circa 200. Questo ci consentirebbe di effettuare questa sorta di tumulazioni, inumazioni, poi naturalmente loro ci dicono potrebbe essere fatto il famoso di zinco, perché sono tutti di zinco, potrebbe essere fatto il famoso swab per accelerare poi l'utilizzo come se fosse un campo di minato. Mentre la riunione del 26 era per il nuovo forno, perché in effetti forse abbiamo un po' abbandonato, almeno momentaneamente, l'idea di riparare il vecchio,
perché costerebbe circa 180.000 euro la riparazione. Si tratta sempre di un vecchio forno, non vorrei che poi, nonostante per carità la spesa notevole per cui il rifacimento sarebbe quasi totale, ci dovremmo trovare magari poi di nuovo con guasti, eccetera, proprio perché è la tipologia di forno che ormai è obsoleta e ormai è vetusta. Quindi ci stiamo concentrando sull'acquisto di questo forno che potrebbe fare 10 cremazioni al giorno, forno crematorio mobile, che ci forniscono sempre con una cifra che sta sotto l'affidamento diretto, entro diciamo, il tetto dell'affidamento diretto. E per questo, anche per questo è stato fatto un sopralluogo e sarebbe stata individuata lo spazio che viene chiamato il rotoli ex vivaio. Dove per ora che è utilizzato come deposito ci sono alcune bare e comunque è vicino al muro di cinta. Al sopralluogo hanno partecipato anche i tecnici dell'ENG che hanno detto che non ci sono problemi per la conduttura, per il collegamento, per l'energia elettrica, tutto quello che occorre. E loro potrebbero, diciamo, fornirlo nel giro, loro ci hanno dato 45 giorni dall'ordine, circa 40-45 giorni dall'ordine. Per questo noi, allora, aspettiamo, intanto stiamo scrivendo alla soprintendenza, perché chiaramente anche se è un forno mobile, anche se stiamo parlando di locali sopraterra, la soprintendenza deve essere assolutamente interpellata perché ci metterà monumentale. Quindi scriviamo alla soprintendenza, la soprintendenza ci dà l'ok, noi possiamo fare l'ordine direttamente dal forno, che ci potrebbe dare assolutamente una mano d'aiuto, e per i loculi scriviamo pure, ma loro ci dovevano fare avere, questa ditta ci doveva fare avere una certificazione secondo la quale sono gli unici in Italia a fornire questa tipologia di loculi, per cui nemmeno si potrebbe fare nessuna trattativa privata, nessuna gara, perché sono gli unici. Con le caratteristiche, hanno una certificazione particolare che a quanto pare ha soltanto questa ditta. E questo quindi per questo tipo di interventi che sicuramente darebbe una scossa, soprattutto il forno. Io tengo tantissimo al forno, perché il forno già abbiamo 30 richieste, forse sono anche di più, di congiunti per i quali la salma era destinata all'inumazione che hanno scelto la cremazione, che potremmo già quindi avviare. Io ho dato input in ufficio, ho dato mandato in ufficio, nelle more comunque di prendere questo forno, che chiaramente passa un mese e mezzo, di attivare una procedura di affidamento diretto per consentire il trasloco di queste salme per le quali è stata già autorizzata dai congiunti la cremazione per il trasbordo a Messina e farli cremare. E già abbiamo 30-40 salme in meno. Teniamo presente, dice ma che fa? Dice non si fa niente. Non è vero che non si fa niente perché noi abbiamo fatto tanto. Se non avessimo fatto tutta una serie di interventi, a quest'ora saremmo a 800 o 900 salme a deposito. Quindi bisogna tenere presente. Infatti io a un certo momento ho detto ma non possiamo sospendere l'ingresso delle salme destinate all'inumazione, magari vanno da un'altra parte, vanno in un'altra città, in maniera che noi cerchiamo di smaltire questo arretrato che abbiamo, perché sì, le tumuliamo, utilizziamo le nicchie e poi, ma nel frattempo entrano gli altri, inevitabilmente. Quindi c'è questa corsa a cercare di superare con le uscite le entrate, praticamente, perché questo dobbiamo fare, superare con il numero delle salme che entrano, superarlo con una serie di tumulazioni. E finora, insomma, non ci siamo granché riusciti. Cosa abbiamo fatto? Lo svuotamento delle nicchie trentennali, che comunque stanno finendo, perché il maggior numero di nicchie, che sono state peraltro individuate con un inventario fotografico fatto da Reset, sono quelle a 20 anni, ma a 20 anni non le possiamo svuotare. Intanto non le troveremmo mineralizzate sicuramente, come non abbiamo trovato molte di salme trentennali, a maggior ragione non troveremo le ventennali. Perché noi su circa 280 svuotamenti, 71 sono stati trovati non mineralizzati. Questo significa che rimangono nella nicchia non è utilizzabile.
Quindi l'operazione è stata fatta, dagli uffici mi hanno detto stanno finendo le nicchie trentennali, quindi già da quel punto di vista ci possiamo pure fermare. Adesso stiamo facendo un inventario invece delle sepolture dove da più di 50 anni non ci sono seppellimenti, sepolture, quindi si presuppone che magari sia abbandonata dal familiare o comunque dal concessionario. E in questo caso il regolamento prevede che il comune possa rientrare in possesso. Mi dicono sempre dagli uffici, queste sepolture sono circa un centinaio, ognuna di queste può contenere 3 salme, quindi sarebbe 300. Allora ho detto, fate subito l'inventario, facciamo firmare un'ordinanza al sindaco, come ha fatto quella delle dighe, in maniera che noi superiamo il problema, avvisare familiari, anche perché dopo 50 anni la ricerca sarebbe molto difficoltosa. E facciamo solo l'avviso, come abbiamo fatto per le dighe, e interveniamo su quello. Ma il problema, queste sono tutti tipi di soluzioni per le tumulazioni. Scusate un attimo. Sono sempre soluzioni per le tumulazioni. Tumulazione significa che c'è una tariffa da pagare, che il congiunto deve pagare. Le inumazioni invece vanno nella nuda terra. Quindi noi, ripeto, il problema più grave, maggiore, ce l'abbiamo per le inumazioni, perché abbiamo i campi di inumazione bloccati. Quindi la soluzione, quella radicale e definitiva, sarebbe un nuovo terreno, un nuovo campo, un nuovo cimitero. Noi, devo dire che è cosa degli ultimi giorni, stiamo facendo una ricerca tra i terreni confiscati o anche comunali, quali tra questi abbiano come destinazione urbanistica F, perché ci hanno detto dall'urbanistica che l'F è praticamente è compatibile con l'attività cimiteriale, che è F2, però dice se F può benissimo essere utilizzata per attività cimiteriale. Allora, stiamo facendo questo ulteriore tentativo. Vediamo tra i terreni che abbiamo a disposizione se ce ne abbiamo alcuni che hanno questa destinazione in maniera da poterli utilizzare come campi di inumazione, perché a noi servono i campi di inumazione. Cerchiamo le nicchie, cerchiamo i loculi, ok, va bene, però le soluzioni sono due: o il parente si convince e paga la tariffa della tumulazione, oppure noi lo dobbiamo tumulare gratis. Dice, vabbè, ok, dice, che cosa è peggio? Avere la situazione, la carenza igienico-sanitaria o perdere 100 euro di tariffa ciascuno? Non so, non mi ricordo quant'è la tariffa. E queste, diciamo, sono per grandi linee. Poi, naturalmente, si inseriscono tutta una serie di problematiche, perché avevamo cominciato gli scavi per verificare nei campi di inumazione, ma hanno iniziato a scavare, a verificare queste, diciamo, le vecchie sepolture, ma sono state trovate tutte non mineralizzate, perché sono state seppellite con lo zinco, e quindi non c'è nessuna speranza. Siamo praticamente bloccati. Dal 2013-2014 sono state inumate con lo zinco, e quindi quelle che potevamo, estumulare o riesumare per poter utilizzarle per le nuove, non lo possiamo fare perché sono tutte non mineralizzate. Questa è la tragedia vera, diciamo, il problema vero per cui è sorto questa problematica. Quindi stiamo tentando queste altre soluzioni, nuovi campi, il forno e i loculi. Questa sarà, diciamo, la prossima attenzione del nostro. Non so, questo diciamo per grandi linee, poi se c'è qualche altra cosa, mi volete fare qualche domanda, non so, ditemi voi. Grazie dottoressa Rimini. Io prima di farle le domande che ho intenzione di fare, posso chiedere una precisazione alla dottoressa Gianluca? Sì, una precisazione. Devo dare la parola ai colleghi. Grazie, sì. Mi riservo ovviamente di fare qualche domanda. Sì, io, dottoressa, intanto buongiorno. Una precisazione rispetto a quello che lei ci ha esposto. Questi nuovi loculi fuori terra, dove andrebbero collocati? Forse l'ha detto e io l'ho perso il passaggio, quindi casomai le chiedo scusa se lo può ripetere.
Non ritardo. A seguito dei sopralluoghi che sono stati fatti insieme alla ditta che Soprintendente. dovrebbe fornire, Ah, la ditta. tutti si rendono conto se è una cosa fattibile o meno. Sì. Avremmo individuato i rotoli e lo spazio accanto al vecchio, dove c'è il vecchio forno crematorio. C'è uno spiazzo, insomma, abbastanza grande, Sì. che potrebbe accogliere circa 120, tra 120 e 150. Ah. E poi ai Cappuccini c'è una Ah, fascia ecco. di terreno che è stata peraltro conosciuta perché era piena di sterpaglia, dove ne potremmo Sì, lo fare conosciamo questo. 200, 200. Quindi Ho per capito. Sì, scusi, mi era saltata l'audio mentre lo diceva. Grazie. Mi scusi, dottoressa, anch'io vorrei farle una domanda. Lei, se non sbaglio, ha detto che il forno crematorio mobile potrebbe fare giornalmente 10 cremazioni, Sì, giusto? sì, sì. Mentre rispetto a un forno crematorio fisso, come quello, diciamo, che era a disposizione del Ma comune di Palermo, c'era un limite o no? no, non credo ci sia molta differenza. Loro comunque sostengono che nulla da invidiare a un forno fisso. È lo stesso mobile che ci fornirebbero, con qualche modifica, ora naturalmente tecnicamente io non ve le so riferire, potrebbe diventare definitivo. Quindi forse un altro forno ne potrebbe fare 15, ma penso non di più, anche perché dovete tenere presente che una cremazione non è che dura 5 minuti, credo che sia fra un'ora e un'ora e mezza, quindi bisogna anche tenere conto di questa cosa. Ma per noi sarebbe perfetto per 10, perché noi, secondo la nostra esperienza, quando il forno funzionava, noi avevamo la necessità di 5-6 cremazioni al giorno, quindi raddoppieremmo, quindi sarebbe perfetto, dovremmo fare anche una politica di convincimento della cittadinanza a utilizzare un po' di più la cremazione, che per carità nel tempo è aumentata, ma ancora forse, perché da quello che mi dicono i funzionari, siamo attorno a un 15% di richieste sul totale. Però dico, questa è un'altra storia. Dottoressa, mi scuso, un'ultima domanda. L'amministrazione si era mostrata disponibile a fornire il servizio di cremazione Sì, gratuitamente, portandoli ovviamente in altre sedi. Dico, ma fino ad ora quante famiglie hanno richiesto il servizio di cremazione? l'avevo riferito e sono Scusi, ma circa. allora lo. Allora, mi sono informata, questa è notizia forse di una settimana fa, 10 giorni fa, mi hanno detto una trentina. Io spero che siano, magari che siamo attorno a 40. Ho dato mandato ai funzionari che sono in ufficio di predisporre un affidamento diretto per una ditta che faccia questa attività e che porti queste salme a Messina, insomma, e quindi avere già questo servizio per circa 30-40 salme. Poi volevo dire un'altra cosa, che qui Grazie. prego, il forno crematorio, oltre che per le salme nuove per le quali i congiunti autorizzano la cremazione, potremmo utilizzarlo, perché il regolamento lo prevede, per le salme indecomposte che vengono trovate dopo tanti anni e che vengono esumate e stumulate, e quindi potrebbe anche aiutarci in questo senso per la liberazione del campo. Consigliere Di Pisa, vuole intervenire? Consigliere Di Pisa, non vorrà intervenire. Invece, dottoressa, io ho tutta una serie invece di domande da porre. Partiamoci da questi luoghi fuori terra che probabilmente lei l'ha detto, ma io non ho capito che tipo di luoghi sono così particolari che li produce una ditta sola. Dopo che mi risponda a questa domanda, avrei qualche, diciamo, vorrei sollevare vorrei fare qualche osservazione sull'area dei Cappuccini, dove tra le altre cose, come lei ben saprà, questa commissione ha sempre mostrato, attenzione sull'argomento e quindi molte cose che voi, di cui voi vi state occupando, noi ce ne siamo occupati. Però noi ovviamente non siamo, diciamo, il braccio attivo del comune, ma siamo il braccio proponente. E purtroppo dall'altro lato lei non era neanche in carica, quindi non le sto facendo nessuna critica né a lei né a nessun altro, perché diciamo, il periodo di muovere delle critiche,
Per quanto mi riguarda, e devo dirle con la massima sincerità, per quanto riguarda tutta l'intera commissione, che sull'argomento non ha mai fatto né un discorso né di maggioranza né di opposizione, ma ne abbiamo fatto sempre un caso umano. Purtroppo, diciamo, molte delle nostre proposte non sono state mai prese in considerazione, anzi, ci è stato detto che non erano fattibili per tutta una serie di motivi. E quindi, una volta che lei mi spiega quali sono questi loculi fuori terra, come sono fatti, visto che comunque sono particolari rispetto forse ad altri tipi di loculi, poi vorrei ovviamente intavolare una discussione anche su questo. Allora, questi loculi sono fatti con un materiale particolare, ora non ricordo la tipologia, e la caratteristica che loro hanno riferito, per cui hanno una certificazione praticamente di unicità, è determinata dal fatto che sono un unico blocco, mentre altri sono in assemblamento, le varie parti, queste sono un unico blocco con la parte della lastra superiore che viene avvitata, per cui per qualsiasi tipo di intervento è facile, perché si svita con tappetino sotto, perché per raccogliere insomma i liquidi organici della salma, e sono assolutamente autonomi, nel senso che hanno tutto un sistema di autospurgante, quindi non hanno bisogno di collegamenti di energia elettrica, di gas, niente, assolutamente, semplicemente. Ma non ti presentano, dottoressa, perché se lei mi dice che hanno la lastra sopra con le viti, io non capisco a questo punto come si può. Vengono impilati, possono essere intanto impilati quattro sicuramente uno sopra l'altro, ma anche un quinto. Si presentano, loro ci dicono come se fossero un finto marmo, come se fossero di marmo, quindi diciamo si presentano anche gradevole, sì, in maniera gradevole. Insomma, e quindi possono essere utilizzati sia per come concessione, quindi la famosa concessione trentennale, come se io dessi una nicchia, come se invece della nicchia gli do questo loculo trentennale, oppure dice, se viene effettuata un inserimento con una semplice cassa di legno o facendo il famoso squarcio previsto dal regolamento, può funzionare come un campo di innovazione, dopo 6 anni può essere svuotata e riutilizzata, quindi con la doppia funzione. E loro ci dicevano che hanno questa, non è che sono gli unici a produrla, però gli unici che hanno questa certificazione, perché hanno un assemblamento particolare, sono l'unico pezzo. Questo è quello che ci hanno riferito, poi diciamo le caratteristiche tecniche non mi voglio addentrare, perché... Ma infatti il dottore Pollicita sta anche aspettando una comunicazione da parte loro, che mandino questa certificazione. Vogliamo avere insomma anche una certa garanzia su questa certificazione per poter procedere anche all'affidamento. Quindi questo sistema di tappetino, visto che comunque lo sono stati utilizzati come loculi e come campi di innovazione, se lo utilizziamo come campi di innovazione ovviamente le bare saranno senza zinco. Sì, quindi forse allora, questo tappetino, questo sistema ci permetterebbe di non respirare ovviamente gli odori, diciamo, che poi inevitabilmente come se non ci fosse nulla, perché altrimenti sarebbe il deposito. Questo è il merito. Pronto? Carlo, vuoi intervenire? Sì, perché non sentivo poco fa, quindi volevo intervenire, sì. Allora, allora, poco fa la dottoressa Di Maio diceva giustamente noi dobbiamo spingere sul cittadino palermitano a tentare di fare sì che vada verso la cremazione, ma purtroppo questa spinta deve essere pure verso l'inumazione, perché il cittadino palermitano è resistente sia alla cremazione che all'inumazione. All'umanazione. I terreni che noi cerchiamo non ci sono, ammesso che ci siano, sarebbe un problema, perché deve andare a convincere il cittadino palermitano di andare a terra, e questa è una cosa che è nella mente dello stesso. Non lo convinciamo tanto oggi come oggi. No, guardi, le richieste maggiori sono per l'inumazione. Noi abbiamo il maggior problema per l'inumazione, perché su 500 casse, circa 380 sono per l'inumazione. Sì, lo so, però il male
È male minore, secondo me dici no, perché è male minore, perché la cremazione è assolutamente no per la mentalità. Comunque, io volevo fare un intervento più che altro su un'altra cosa, il fatto dei loculi fuori terra, quelli che si stanno progettando, che sono più o meno 120, da mettere accanto a dove c'è il forno crematorio. Ma si sta valutando il peso di questi loculi, se diventa pericoloso per quel pizzo di montagna, perché il forno crematorio era la parte finale della montagna. Non vorrei che poi con questo peso qualcosa non andasse bene. Il sopralluogo è stato fatto da tutti i tecnici, sia nostri, loro, dell'emergenza, Ma non hanno. considero pure, dottessa, considero pure, oltre che lo spazio, devo considerare pure che questo posto sarà appesantito da tutte queste sepolture, da tutte queste salme. Questa è una considerazione che non so se, spero che sia stata fatta. Ma Non penso vorrei di che sì. Penso che sia non stata la vorrei che poi ci cosa. troviamo un altro, perché il morto, se cade il morto, Se devo se esprimere. cade la salma non si fa niente. Sarebbe una barzelletta e poi una cosa brutta da fare vedere. Questa è una valutazione che secondo me bisogna capire se è stata fatta oppure no, chiederlo specificatamente a chi di dovere, non so a chi, però bisogna chiederlo, Fatto che almeno non secondo la mia opinione. intendenza, Solo insomma, questo. tutta un'attività amministrativa da fare, non c'è dubbio di questo. Senza l'autorizzazione non si procederà. Comunque, se No, devo esprimere proprio il io mio sento parere male, personale, sento male. io preferirei pressare più per il forno. Sarei più per il forno, perché i loculi, ok, sì, può essere una soluzione, però una volta collocati e messe le salme, basta, sono là, finite. Se cominciano ad entrare altre salme, io non risolvo il problema diversamente delle inumazioni, io comincerò ad avere di nuovo la salita al deposito. E quindi io l'ho detto, dottore, Sì, quello. vabbè, questo. Tra le due ho una leggera preferenza per il forno crematorio. Va bene. Però questa cosa stia a te. Veda se la valutano questa cosa del Certo, peso assolutamente. che esercitano sulla parte di questa montagna. Ok, Certo. ho finito, grazie. Grazie. Dottoressa, io le sto dicendo questo, per quanto riguarda i cappuccini, se l'area che avete individuato è quella a cui avevamo pensato pure noi e dove siamo stati appunto con tutta l'intera commissione a fare un sopralluogo, è quella dell'ex deposito della carrozza, quella praticamente è perimetrale, è vicino dove c'è la. Io non lo so perché non ci sono mai state cappuccine, ma ho visto le foto, è fra due muri. No, Ed è piena, in questo momento è piena di erbacce, ci sono è dei. stata bonificata, è stata bonificata. Era piena di erbacce, ci sono delle strutture. Sì, allora è stata bonificata. C'è da mettere in sicurezza un muro perché c'è un muro di cinta che forse è pericolante, comunque ha delle problematiche, e c'è da rifare anche il tetto. Quindi diciamo l'utilizzo non sarà immediato, non potrebbe essere immediato, ma per tutte queste cose io continuo, insisterò per il forno. E la prima cosa che ordineremo sicuramente sarà il forno rispetto ai loculi. E comunque. Però, dottoressa, lei insiste per il forno? Lei insiste per il forno? Io sono d'accordo con il fatto che il forno è indispensabile ed è essenziale per tutta una serie di operazioni, che possono essere quelli ovviamente della cremazione in sé, anche quelli del fatto che lei poc'anzi ha detto che in decomposti si può procedere eventualmente con la cremazione e si liberano comunque ulteriormente i loculi. Ma rendiamoci conto che ovviamente non sarebbe neanche. Che non è la soluzione, perché lei poc'anzi ha detto che ci sono 30 salme, 30 richieste di salme da cremare. Dico, io ritengo che procediamo sempre in maniera molto lenta, perché se la scorsa settimana lei viene a conoscenza di 30 salme da cremare, dopo 3 giorni le salme devono essere già tutte cremate. Quindi in una situazione di questo tipo, noi non possiamo permetterci le perdite di tempo che ci sono allo stato attuale. Le 30 salme sono quelle destinate inizialmente all'inumazione, alla tumulazione, e per cui, visto il ritardo, Non la visto sento, dottoressa. che. Mi sente? Mi sente? Mi sente? Io ce l'ho attivato. Mi sente? Sì, la sento male, però la sento. Allora, le 30 Sì, salme sì, sono quelle. Ok.
Sì, la sento Per io. le quali congiunti, ok. Sì, la Le 30 sento. salme sono quelle per le quali i congiunti che inizialmente avevano scelto l'inumazione e la tumulazione, visto che stanno a deposito da tanto tempo, hanno deciso di accogliere questa offerta dell'amministrazione per la cremazione. Ma in tempi normali, quando la gente sa che esiste un forno, le domande sono di più possono anche essere incrementate e aumentare. E poi, ripeto, può essere utilizzato per gli indecomposti, quindi per un'accelerazione nella liberazione dei campi di inumazione. Insomma, un aiuto notevole sicuramente lo potrebbe dare. E poi appunto. Ma sta dando forza a quello che sta dando, dottoressa. Non la sento, adesso non la sento io. Lei sta dando forza al mio discorso. In tempi normali dovrebbero essere cremate lo stesso giorno, ma nei tempi in cui stiamo vivendo, mi sente Sì, adesso? la sento. Mi Sì, sente? sì, sì. E dicevo, lei dà forza al mio discorso. In tempi normali le cremazioni vengono fatte praticamente allo stesso giorno l'indomani, ma visto che i tempi non sono normali, non possiamo neanche permetterci tempi di una settimana, 10 giorni per portare le salme a deposito, perché altrimenti la gente continuerà a riderci in faccia, che se noi come amministrazione forniamo un servizio gratuito di cremazione, eccetera, eccetera, e poi per fare questo servizio impieghiamo 10 giorni e continuiamo comunque a mantenere le salme a deposito. Dico, tutto questo si renda conto che è del paradossale. No, ma noi stiamo Io sono parlando. tra l'altro del parere, No, io non ho tra l'altro dico, capito. sono del parere che tutta questa serie di interventi, se non vengono fatti con l'intenzione di farli in tempi brevi, con tempi che non sono quelli di un'amministrazione, ma quelli di un privato, noi continueremo sempre, sempre, diciamo, a girare attorno, diciamo, al problema, ma non troveremo una soluzione. No, ma Il intanto forno crematorio non è la soluzione, sicuramente è un aiuto. Ma la soluzione è data sicuramente da tutta una serie di accorgimenti che dovrebbero essere fatti tutti, diciamo, ad è il unisono. nuovo cimitero, è i nuovi campi di inumazione, quella è la soluzione. Il resto può essere d'aiuto, ma la soluzione definitiva, vera, è il nuovo cimitero e i nuovi campi di inumazione. Perché il Dico sul risultato. discorso dei cappuccini, perché ci andremo per gradi. A me purtroppo dispiace perché a quanto pare stanno iniziando i problemi di connessione e io riesco a se la sento male. Per quanto riguarda i cappuccini, su quest'area che avete individuato e che noi avevamo individuato molto tempo fa, noi abbiamo avuto un incontro con l'assessore Catania e con, mi sembra, allora il dottor Ania o comunque qualcuno dei servizi cimiteriali. E purtroppo per un problema di PRG quest'area non poteva essere utilizzata perché l'unico varco per poter entrare in quest'area è un cancello che è all'esterno, diciamo, tra virgolette, dell'area del cimitero, che è quella stradina, quella che fa, diciamo, quella doppia S. E in realtà questo cancello, da quello che prevede il PRG, dovrà essere abolito perché da lì passerà una strada. Quindi a meno che, e io sono del parere che qualsiasi cosa, tra l'altro non è manco necessaria, perché può rimanere quella che è, lo dicevo l'altra volta all'assessore Catania, ma l'assessore non accoglieva questo mio modo di pensare, perché secondo lui non era fattibile, il PRG prevedeva che doveva esserci la strada e quindi la strada doveva farsi. Se in realtà, come diceva l'assessore Catania, questo cancello non può essere utilizzato per entrare quelle salme in quest'area, che sarebbe l'unico cancello carrabile che ti permetterebbe di entrare, quindi con un carro funebre all'interno di quest'area. L'unico altro varco per accedere a quest'area è, diciamo, la cappella dell'ex sindaco Ciancimino, che a quanto pare doveva essere abbattuta o è stata abbattuta, ma credo che ancora, diciamo, abbiamo soltanto proclamato questa vittoria. Ma in realtà non è stato ancora fatto nulla, come tante altre cose. E non è, ripeto, la mia non è polemica nei confronti di nessuno, ma è una stanchezza e purtroppo un poter condividere con voi quelle che sono tutte le cose che effettivamente poi non è lo stato dei fatti è questo. Cioè noi facciamo proclami, parliamo, dobbiamo fare, dobbiamo dire, ma allo stato attuale noi abbiamo questa situazione da circa. Almeno da quando siamo insediati noi la situazione è andata soltanto a peggiorare, quindi da 3 anni a questa parte. E quindi con tutti i buoni propositi, con la buona volontà che io vedo nella sua persona, ma nella persona di tutti, dico, la situazione è sempre, diciamo, peggiorata. E secondo me, se l'approccio è questo, noi continueremo a peggiorare.
Io vorrei capire una cosa, dottoressa Rimedio. Il forno mobile, noi lo stiamo acquistando o lo stiamo noleggiando? Da quello che ho capito io lo stiamo acquistando. Veramente possiamo, ancora non abbiamo deciso, ma possiamo fare sia noleggio che acquisto. Possiamo fare il Però, noleggio. dottoressa, io mi perdoni, non voglio essere scortese, anche perché lei mi creda, io nei suoi confronti ho grande, grande stima. Ma lei si rende conto che voi avete avuto una riunione il 25 e il 26, siamo al 4 di, 8, di, 4 di settembre. Quindi parliamo, e in questo momento, dottoressa, non ci sono ferie che tengono, non ci sono ordinanze, non ci sono leggi. Cioè, qua la soluzione si deve trovare in qualsiasi modo, ovviamente nei limiti della legalità, e questo è fattibile perché in una situazione emergenziale le soluzioni si trovano, ne è stato testimone il periodo Covid, che si è derogate a tante, si è andata in deroga a tante cose. Cioè, noi ad oggi, dopo la riunione del 26, non sappiamo se il forno lo dobbiamo acquistare o lo dobbiamo comprare. No, ma diciamo che Voi la avete prima fatto sicuramente, dottoressa, mi perdoni, voi avete fatto sicuramente una valutazione, voi avete fatto una valutazione, e capirete benissimo che se noi acquistiamo il forno, noi continueremo ad avere gli stessi problemi, perché se noi il forno lo dobbiamo acquistare, noi continueremo ad avere del personale che verrà messo lì, che lei ora mi dirà, ma verrà sicuramente opportunamente istruito nell'utilizzo del forno. Ma è sempre personale del comune di Palermo, o per meglio dire di Reset, che tra l'altro non potrebbe neanche essere utilizzato per fare questa attività, e noi continueremo sempre nelle stesse condizioni. Quindi non è nelle cose capire che effettivamente il forno noi non lo dobbiamo acquistare, ma lo dobbiamo noleggiare con l'utilizzo dell'omino lì. Noleggeremo, ma il noleggio non è che ci fornisce il personale per l'utilizzo. Il noleggio ci dà la manutenzione, ci dà la garanzia, ci dà E già comunque tanto. sì, ma diciamo, per carità, non abbiamo formalizzato, ma sicuramente siamo orientati per il noleggio. Ma me lo diceva anche il dottore Pavia, i funzionari, è meglio il noleggio, perché loro ci garantiscono poi tutta una serie di garanzie che magari acquistandolo non abbiamo. Ma non ci danno il personale comunque, quindi il personale sempre nostro sarà. Cosa si è pensato per il personale, dottoressa? Si è pensato quale persona utilizzare? Il personale che noi abbiamo è questo, è quel personale di Reset. Noi, personale, diciamo, addetto ai cimiteri o ai necrofori, non ne abbiamo forse due che hanno 60 anni l'uno, quindi, perché poi andiamo alla politica del personale, che è tutta un'altra cosa, perché le cose non si fanno con i fantasmi, si fanno con le persone, quando le persone non ci sono o sono poche, allora bisogna rendersi conto e accettare che magari i servizi non saranno ottimali perché determinate cose, determinati livelli non si possono raggiungere. Perché il problema è a monte, perché a mio avviso noi non dovremmo andare a prendere, È tutto me ne collegato. rendo conto, mi rendo pure conto che in realtà noi non dovremmo a questo punto neanche noleggiarlo il forno, ma dovremmo fare un bando e affidarlo a privati questo servizio, con le opportune ovviamente convenzioni, con le opportune cose, ma è naturale che noi così continueremo sempre ad avere grossi problemi, Forse perché potremmo affidare a privati tutta la gestione del cimitero, non lo so, perché c'è chi mi dice che si può fare, c'è chi dice che non si può fare. Ancora questa cosa non l'ho ben inquadrata, perché un servizio essenziale lo deve fare il comune, ma vabbè, io ho i miei dubbi. dottoressa, poi il forno vecchio è stato detto che lei poco fa ha detto che ci vogliono 180.000 euro per ripararlo. Sì, però diciamo ci hanno fatto un preventivo che più che una riparazione effettivamente è quasi una ristrutturazione totale, cioè come se avvenisse nuovo, ci hanno detto, però insomma, da Dottoressa, il problema è questo, è da valutare, valutare. Ma in ogni dobbiamo vedere, dobbiamo capire. caso, due forni non ci servono, perché noi non facciamo 20 cremazioni al giorno. Quindi non ci servono 2 forni. Allora è meglio orientarsi sul noleggio del nuovo forno crematorio. E lasciare perdere questo vecchio, secondo me questa è la soluzione, perché noi che ce ne facciamo? Secondo me la soluzione non è questa, è che noi viviamo in una città, Una soluzione. in una nazione dove purtroppo è difficile fare le cose, ma è difficile per tanti motivi. E io qua non ho nessun problema a dirlo perché non ho assolutamente nessun problema, non ho scheletri nell'armadio, lo posso dire ad alta voce, senza, diciamo, no, non può smentirmi nessuno. Noi tempo fa siamo stati contattati, le racconto questa cosa, siamo stati contattati da un imprenditore campano, il quale offriva al comune di Palermo, e io l'ho fatto incontrare con l'assessore De Rosina, offriva al comune di Palermo la possibilità di
creare una struttura con due forni, tutto questo ovviamente per il comune a titolo gratuito, ed era disposto a fare qualsiasi convenzione con il comune, e faceva che una bocca di questo forno la utilizzava per le cremazioni, che ovviamente erano le cremazioni cittadine che ricordavano i cittadini palermitani, e l'altra bocca la utilizzava lui in maniera privatistica per cremare le salme della provincia, per esempio. Quindi l'investimento dell'imprenditore qual era? Che lui aveva gli utili dalle salme che cremava dalla provincia di Palermo, da tutta la Sicilia, tutte le salme che arrivavano dall'esterno, e il comune di Palermo, a titolo gratuito, continuava ad incassare per quanto riguarda le salme che venivano portate dai cittadini palermitani. Lei si rende conto, dottoressa, che in una città come questa, dove c'è sempre la paura dell'intrigo, del malaffare, eccetera, eccetera, quando noi veniamo contattati da un imprenditore, e personalmente lo porto dall'assessore D'Agostino, personalmente più di questo io non posso fare, perché dal momento in cui io insisto e cerco di fare qualcosa in più, sembrerebbe che io possa avere degli interessi personali su questa vicenda. Quindi io faccio la presentazione, ritengo che personalmente questa sia una soluzione, perché oggi un cimitero con tutti i problemi che ci sono, perché abbiamo una serie di problemi, e su tutti i campi, cioè su tutto quello che noi andremo adesso ad analizzare, noi vedremo che siamo manchevoli in tutto. Quindi l'unica alternativa è quella di cercare di privatizzare il servizio con le opportune, ovviamente, regole, con privatizzare il servizio, ma allo stesso tempo comunque il Comune di Palermo essere titolare del servizio sempre. Quindi trovare un giusto equilibrio fra privato e pubblico. Per me era la soluzione. Non è stata accettata, non è stata neanche presa in considerazione, come non era stata presa in considerazione la soluzione che noi davamo dei cappuccini, dove in realtà lei parla di 200 salme. Noi dal progetto che avevamo visto si parlava di circa 600 loculi da poter costruire. Ma c'erano tutta una serie di problemi, c'erano il fatto che il sacra in questa striscia, sì, perché si potevano fare questi loculi a Maddalena, a quanto pare dal progetto che aveva fatto l'architetta Amato poteva essere, infatti la invito eventualmente a farsi una chiacchierata anche con l'architetta Amato, che è sui Io da ieri che lo cerco, l'architetto Amato, perché noi scontiamo anche il fatto che abbiamo il personale part-time, che il mercoledì finisce di lavorare, io poi lo posso risentire il lunedì. Io avevo necessità di sentirlo ieri, oggi non lo posso sentire perché vede come si intrecciano le cose, sono tutte collegate. Perché noi dobbiamo avere il personale a mezzo servizio. sì, no, ma E qui. me ne rendo conto, ma guardi che io, per esempio, l'architetta Amato, quando ci siamo occupati dei loculi Poggei, di venerdì, quindi fuori dal suo turno di lavoro, proprio per spirito di dedizione e di servizio nei confronti della città, ma ovviamente una persona come l'architetta Amato, come qualsiasi altra persona, poi arriva al punto che si stanca, perché cerca ovviamente di dare il meglio di se stesso, ma non viene gratificato in nessun modo, e quindi ovviamente anche esso, come qualsiasi altro soggetto, arriva al punto di saturazione. L'architetto Amato mi ha accompagnato quando fu dalla dottoressa per risolvere il problema dei loculi Poggei. E le dicevo, per quanto riguarda questo cimitero, questo spazio dei cappuccini, ci è stato detto che non era possibile. Quindi a questo punto io la invito, per un problema di PRG, se i colleghi ricordano qualche informazione, ovviamente in qualsiasi momento possono interrompermi eventualmente ed integrare quelle che sono le informazioni che le sto dando. Però a quanto pare c'era un problema di costi, c'era un problema del fatto che risanare quelle strutture aveva un costo elevatissimo, eccetera, eccetera. Quindi, a mio avviso, anche questo sembra, diciamo, volere dare alla città tutta una serie di idee che in realtà probabilmente non saranno neanche fattibili. Non siamo più nelle condizioni di annunciare ciò che poi non possiamo fare. Probabilmente Quindi, detto. ci daranno a conoscenza di queste situazioni precorse, insomma, trascorse. Io non lo sapevo di questa cosa, quindi non, ne parlerò sicuramente con No, l'architetto noi, Amato. le devo Posso dire, chiamare? purtroppo, diciamo ormai. Purtroppo
Poi le volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda questi campi, intanto finiamo il discorso dei loculi ipogei che stavo accennando poc'anzi. Questi loculi ipogei noi abbiamo dal mese di aprile che non si fa una movimentazione, per meglio dire, noi l'altro giorno abbiamo visto una movimentazione. Si scaricavano i loculi questi ipogei dal camion e venivano disposti lungo il viale del cimitero. Io vorrei capire com'è che ancora oggi non si procede a nessuna movimentazione. Tempo fa, nell'ultima riunione che abbiamo avuto con l'assessore D'Agostino, sembrava che ci fosse un problema di autorizzazione da parte della sovrintendenza, problema a quanto pare che è stato risolto già da tanto tempo. L'altro giorno, nella riunione di commissione che abbiamo avuto dentro il cimitero, veniamo a scoprire che il problema è che il COIM non mette a disposizione del cimitero i cassoni per la movimentazione della terra. Dottoressa, mi dicono che secondo lei è pensabile che dal mese d'aprile non si proceda ancora a sistemare questi loculi per questo motivo? Allora, su questi loculi ipogeo, infatti abbiamo anche sospeso la fornitura, perché ne abbiamo tantissimi. Io l'altra volta sono andata al cimitero dei Rotoli, cioè sono i viali pieni, ho detto, ma scusate, ma se non li interriamo, ci facciamo portare tutti questi loculi che fanno più, secondo me non è nemmeno una bella figura. E la situazione per la quale io cercavo anche l'architetto Amato fra ieri e oggi, non, ha il telefono staccato. Comunque, quello che io so è che c'erano 11 loculi, intanto già interrati pronti e sono stati utilizzati, è stato messo il feretro. La sovrintendenza effettivamente ha dato l'autorizzazione, anche se poi vuole essere sempre informata per i successivi scavi. Credo che avevano iniziato gli scavi. Adesso il problema, più che i cassoni, da quello che ho capito, è il mezzo, perché la resetta agli scavatori manca o è da riparare, non funziona, il mezzo che movimenta la terra e porta e rimette, mette questa terra sopra i cassoni. Cioè, dico, una volta manca per il parere della sovrintendenza, un'altra volta manca perché i cassoni sono pieni, un'altra volta il mezzo non funziona, il bobcat che non funziona. Insomma, io devo essere sincera, col COIME non è che io sia veramente entusiasta, perché a parte che loro vogliono sempre per qualsiasi cosa il progettino, progettino, ma Dio santo, ma che progettino? Per una demolizione vogliono un progettino, ma voi avete anche i tecnici, penso che il lavoro possa essere anche completo, però dico, lasciamo stare. E cercavo l'architetto Amato perché volevo capire esattamente questa situazione. Ma qual è il vero problema? Mancano effettivamente i mezzi movimento terra oppure sono guasti e sono da riparare? E il COIME perché non ce li fornisce o non ce li ripara? Dobbiamo fare una gara per Ma dal ripararli. mese di aprile che noi siamo fermi con questi loculi Ma ipogei, secondo noi da aprile siamo fermi perché prima c'è stato per vari motivi, non è sempre per lo stesso motivo. Perché prima ci aspettiamo la sovrintendenza, aspettiamo la sovrintendenza, poi finalmente scriviamo perché la sovrintendenza vuole il progetto. Dottoressa, un minuto, io la interrompo subito. Aspettiamo la sovrintendenza, non è come dice lei, mi perdoni, perché la sovrintendenza noi non la dobbiamo aspettare neanche 2 ore, perché dal momento in cui noi gli presentiamo un foglio da firmare, la sovrintendenza me lo deve firmare ancora prima di salire. Quindi già è sbagliato il fatto che noi ci poniamo nelle condizioni che dobbiamo aspettare la sovrintendenza in una situazione emergenziale di questo tipo. No, Perché no. se fossi io l'assessore, se fossi io il dirigente, se fossi io il sindaco, io me ne andrei col foglio sotto il braccio. Me ne andrei con il sovrintendente e vediamo se non me lo firma entro 30 secondi. Quindi questo è già la cosa sbagliata e avete, dottoressa, avete dei tempi troppo lunghi. Avete dei tempi troppo lunghi. Non è pensabile che io devo aspettare la sovrintendenza che mi deve firmare un foglio. Non è pensabile. Come non è pensabile, dottoressa, che dal mese di aprile, mi perdoni, dottoressa, non è pensabile che dal mese di aprile voi ancora non avete movimentato questi loculi ipogei. No, una Oh, parte. sia per la terra, sia per il bobcat, sia per i cassoni. Non esiste una cosa del genere, dottoressa, in una situazione emergenziale di questo tipo. Anche là, sui loculi, è diciamo una falsa soluzione, perché c'è spazio per collocarne, per stessa ammissione dell'architetto Amato, forse saremo attorno a una novantina, che sono da utilizzare sempre per tumulazione, non per inumazione. Quindi noi il problema non lo risolviamo lo stesso. Quindi è una falsa soluzione anche quella. Il problema sono le inumazioni, i campi, i campi. Siamo d'accordo che sono tutte false soluzioni, ma quantomeno a forza di false soluzioni ci togliamo dalle scatole, poi sbaglio pure, ci togliamo dal deposito tutte queste salme che sono 90 li mettiamo nei loculi ipogei, 30 li mandiamo a cremare,
e già iniziamo comunque a ridurre il fermo restando che la soluzione per me non è questa, come non lo è neanche per lei sicuramente, perché da quello che vedo, da quello che ascolto, anche lei è convinta che giriamo a vuoto, perché poi alla fine si tratta di questo. Diamo alla città, che dico tutto questo, meglio secondo me dire una brutta verità che una bella bugia, perché dal momento in cui nella città ha 3 anni che facciamo proclami, facciamo questo, facciamo quello, facciamo quell'altro, ma la situazione non cambia. È normale che ovviamente poi ci ridono in faccia e la politica ne ha soltanto da perdere da questo atteggiamento, perché è un atteggiamento sicuramente immaturo e poco costruttivo. Quindi dal momento in cui noi abbiamo, sappiamo che la soluzione non è questa, ma questa comunque ti permetterebbe quantomeno di dare una sistemazione, diminuire in realtà l'esame al deposito. La soluzione è quella del nuovo cimitero, che lei ci ha detto che non ne vuole parlare perché comunque non attiene ovviamente alla sua sfera di competenza. E la soluzione è quella dei campi di inumazione. I campi di inumazione, dottoressa, dovremmo capire noi eventualmente dove andarli a trovare. Lei poco fa, ed è questa la cosa che io contesto alla dottoressa Rimedio, ma a tutto il sistema, non possiamo, abbiamo pensato che, cioè questo, in questa fase, io ritengo che abbiamo pensato che e dobbiamo verificare immediatamente quello che abbiamo pensato. Cioè se c'è una mente pensante che ovviamente cerca di trovare delle soluzioni, a queste... Comunque l'operatività, non c'è il personale che possa fare le 100.000 cose che servono e quindi le cose subiscono dei ritardi perché un giorno facciamo una cosa, un giorno facciamo un'altra. Non è possibile. La soluzione di trovare dei terreni con destinazione F è venuta fuori l'altro ieri. Ieri ho fatto la lettera, insomma, non è che una cosa di 6 mesi fa, è una cosa di questi giorni. Dottoressa, noi abbiamo individuato l'area di Ciaculli, giusto? Ah, beh, quella per il nuovo cimitero. E nel nuovo cimitero noi avremmo un progetto, suppongo, giusto? Io ho una mentalità da privato, diciamo, non ragiono da pubblico. Probabilmente questo amministrazione è un limite, ma in una città come questa, secondo me, dovremmo iniziare pure un po' a pensare tutti in questo modo. Dal momento in cui il nuovo progetto del cimitero di Ciaculli prevede dei campi di inumazione, io non posso circoscrivere quell'area dove devo andare a fare i campi di inumazione a Ciaculli, la rendo ovviamente dignitosa e inizio ad inumare lì, ovviamente recintando, ovviamente non mantenendo quell'area come area di cantiere, ma l'area di cantiere ovviamente sarebbe tutta circostante, ma, circoscrivo quella porzione di territorio, quella porzione di terreno e procedo con le inumazioni in quell'area lì. Che allora, già individuato, che già fa parte dal PRG ministeriale. Le rispondo subito, perché questa è una cosa che abbiamo visto col sindaco l'altro ieri quando siamo andati a Villa Niscemi. Perché proprio in quell'area sono state individuate, intanto credo che siano anche più idonei tecnici per rispondere a questa cosa, però io glielo posso riferire perché ero presente quando se ne è parlato, c'era l'architetto Sarta, eccetera. Lì esistono 3 strisce di terreno che sono state appunto confiscate e che potrebbero essere in teoria direttamente, immediatamente utilizzabili. Qual è il problema? Che sono incluse in un'area attorno che deve essere espropriata. Quindi o ci consentono il passaggio, ci danno una servitù momentaneamente, o non so, una locazione, non so che cosa, altrimenti non ci possiamo arrivare, con gli elicotteri ci possiamo arrivare. Quindi questa era... E non si può spiegare per pubblica utilità. Per pubblica utilità l'esproprio quando ci vuole a farlo? Ah, non lo so. Io sugli espropri so che i tempi sono lunghi, ma non mi voglio pronunciare perché non è materia mia. Non lo so. Quindi questa è la verità. Ci abbiamo queste 3 strisce, ma non abbiamo dove arrivarci. Se no... Dottoressa, l'avete valutata quel territorio che c'è accanto al... che è a quanto pare una fabbrica abbandonata, che almeno noi non abbiamo potuto in questi mesi capire se è confiscata, se è sequestrata o meno, che è quella accanto al cimitero degli inglesi. L'abbiamo visto nell'altro giorno quando abbiamo fatto il sopralluogo lì all'interno del cimitero. Questa è un'area che sembrerebbe che tra l'altro anche da Google Maps è abbastanza capiente e siamo sempre lì nell'ottica che le cose si vogliono fare, sicuramente non è area cimiteriale. Si può ovviamente fare una modifica, una variante urbanistica e vorrei vedere se in questo momento si arriva la variante in aula, se non la votiamo diciamo a tamburo battente, e utilizzare quell'area lì che sicuramente verrebbe inglobata all'interno del cimitero, dell'area cimiteriale, e comunque è un'area già che è quasi, diciamo, tra virgolette pronta perché è pianeggiante e si possono mettere tutta
una batteria di loculi, di questi loculi, questi fuori terra che potrebbero effettivamente. Devo informarmi, non la conosco. Accanto al cimitero È accanto al cimitero degli inglesi. Non gliene so parlare perché non la conosco. Io la invito a prendersi l'appunto. Ho già preso l'appunto. Così, magari può darsi che potrebbe essere pure, essendo un'area confiscata, o se essere questa, ovviamente non manca al sindaco capire se, diciamo, i passaggi utili ovviamente che potrebbero essere necessari per utilizzarlo il comune per una pubblica utilità. Preso l'appunto. Perché... Dottoressa, io mi fermo qui perché alla fine io vedo in voi una parvenza di, non mi creda, non voglio essere offensivo, capisco che ognuno di noi purtroppo ha un ruolo e lo deve esercitare, rispettando ovviamente tutte quelle che sono le procedure, le regole, eccetera, eccetera. Però a mio avviso continuiamo a girare a vuoto in questa vicenda, non si sta pensando, comunque si pensa ma non in realtà in maniera proprio incisiva, cioè non entriamo a gamba tesa sull'argomento, pensiamo a possibili soluzioni, ma in realtà secondo me noi continueremo soltanto, diciamo, a girare proprio a vuoto su questa vicenda. Dalla riunione del 26 si evince chiaramente che ancora praticamente non c'è assolutamente nulla, quindi purtroppo i dati, i fatti sono questi. Noi cerchiamo di trovare delle soluzioni, ma passano i mesi e soluzioni non se ne trovano, e l'unica cosa che siamo riusciti a fare è mantenere il deposito a 500 salme, perché questo ci siamo riusciti, quantomeno non le abbiamo fatte aumentare il numero di salme al deposito, ed è l'unica cosa che si può riscontrare, perché poi per tutto il resto, a mio avviso, e vi parlo da rappresentante dei cittadini, da colui che incontra giornalmente i cittadini e che subisce, e glielo dico veramente senza voler essere, voler esasperare gli animi, ma subisco in realtà delle mortificazioni e li vivo veramente come tali, vedo che la situazione in realtà non cambia e a mio avviso continuiamo, ripeto, a cercare le soluzioni che in realtà non si trovano e che in realtà necessitano di tempi molto più lunghi. Quindi io ho invitato il sindaco, se lei si ricorda, perché ricordo che anche lei era collegata, a prendere di petto questa situazione. Il sindaco forse a suo modo lo sta facendo, ma a quanto pare non è abbastanza, perché i fatti ci dicono che tutto questo non è bastevole. Questo è quello che effettivamente poi la città riscontra. Abbiamo 30 salme da cremare e da 7-8 giorni, a quanto pare, da quello se non ho capito male, continuiamo ovviamente a parlare di iter burocratico per poter cremare queste salme, perché da quando ne abbiamo parlato col sindaco 2 mesi fa, da quando il sindaco ha annunciato alla città che si procedeva gratuitamente alla cremazione, a quanto pare, se lei mi dice che oggi state pensando all'affidamento diretto per cremare queste salme, in realtà suppongo che ad oggi non è stata fatta neanche una cremazione gratuita, quindi diciamo continuiamo solo a prendere in giro le persone. Io purtroppo devo dirvi, da persona di maggioranza, perché io ricordo che io sono in maggioranza, dottoressa, ma sono obiettivo, sono maggioranza critica, e per me la cosa importante non è la politica, ma siccome io sono stato eletto dai cittadini, per me la cosa importante è dare delle risposte ai cittadini, non è fare un gioco di squadra politico, ma cercare di parare il sole con la rete. Ma la situazione è effettivamente devastante. Noi facciamo proclami, ma la situazione assolutamente non cambia. Quindi io vorrei capire quando l'amministrazione, quando gli uffici ci mettiamo effettivamente di buzzo buono a cercare di risolvere il problema. Noi come commissione, e ripeto, non c'è stata all'interno di questa commissione né maggioranza né opposizione, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di dare il nostro contributo e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che, come le ho già detto precedentemente, questa dei cappuccini era una soluzione che noi avevamo prospettato all'amministrazione e che l'amministrazione ci ha bocciato. La cosa della cremazione gratuita l'abbiamo detto noi all'assessore ai tempi,
non è stato ancora fatto nulla, perché di fatto non è stato fatto nulla. Dell'Oculi Poggei l'abbiamo sbloccata noi come commissione, lo sto dicendo in registrazione, quindi in qualsiasi momento qualcuno mi può smentire, ma non mi può smentire perché sto dicendo la verità. Quindi l'abbiamo sbloccata noi questa cosa dell'Oculi Poggei, che è un'operazione che devo dire che non ha avuto poi un riscontro, diciamo, del tutto eccezionale, ma non per colpa nostra. E qui io non sto giocando a scaricabarile, ma perché comunque noi, e i miei colleghi ne sono testimoni, in una seduta di commissione noi avevamo detto che probabilmente dovevamo esternalizzare il servizio. Noi abbiamo sbloccato il progetto, insieme all'architetto Amato abbiamo incontrato, perché c'era un problema con l'ASP, e l'abbiamo risolto noi come commissione, né l'assessore né nessun altro, l'abbiamo risolto noi. E avevamo detto che, secondo me, visto i problemi di personale che abbiamo, noi dovevamo trovare una soluzione per esternalizzare il servizio e far procedere alla collocazione di questi loculi a terze persone, quindi anche probabilmente privati. Invece l'amministrazione e gli uffici hanno ritenuto opportuno acquistare 350.000 euro di mezzi, e in realtà purtroppo continuiamo a procedere in maniera molto lenta. Perché da quando abbiamo sbloccato il progetto pensavamo che almeno questi 800 loculi ci dovevano essere già posizionati. Invece apprendo che forse, se il dato che mi è stato fornito non è errato, ad oggi forse ne abbiamo diciamo, posizionati circa 300. Dottoressa, mi creda, credo forse di interpretare anche lo stato d'animo dei colleghi. Siamo veramente sconfortati. Anch'io. Ci possiamo piangere, diciamo, ognuno nelle spalle altrui, perché veramente posso... la situazione è devastante. Posso, scusami Gianluca, scusatemi perché mi si sta scaricando il cellulare, quindi vorrei chiedere una cosa, dottoressa. Io, diciamo, ora ho sentito che anche lei è molto sconfortata. Se è sconfortata l'istituzione, l'amministrazione, diciamo, la situazione è sempre, diciamo, è poco felice. Io vorrei sapere, rispetto ai tre punti che lei ha esposto ad inizio commissione, di nuovi fronti, chiamiamoli così, quindi l'eventualità di un reperimento di un campo di inumazione, i nuovi loculi verticali, il nuovo forno crematorio mobile, dottoressa, mobile sarebbe? Sì. Benissimo. Allora, rispetto a questi tre possibili nuovi sviluppi che potrebbero dare un respiro, l'amministrazione oggi è in grado di dare un cronoprogramma, di dare dei tempi, anche tempi per dire, che ne so, riguardo al campo di inumazione, noi saremo in grado di sapere se è possibile, non è possibile, entro 15 giorni, 10 giorni, 20 giorni, cioè possiamo fare almeno questo. Per quanto riguarda forno e loculi, acquisite, diciamo, le ultime informazioni, appena noi facciamo l'affidamento diretto con una determina, trovando i soldi, loro arriva l'ordine alla ditta, loro ci hanno detto circa 40-45 giorni. Quindi sarebbero un paio di mesi i nuovi loculi. Mettiamoci, facciamo anche il forno, e invece il campo di inumazione, che è tutto interno a noi, perché dico, sarebbe il patrimonio che forse credo, no? Che debba andare a reperire l'eventuale campo, forse sono tempi più rapidi. Ah, secondo me sì, perché io ieri ho chiesto ai funzionari che si occupano di beni comunali, di beni confiscati, di vedere quali terreni intanto noi abbiamo. Con l'urbanistica già abbiamo un accordo con l'architetto Sarta. L'architetto Sarta ci dice qual è la destinazione urbanistica. Se ne troviamo uno con destinazione urbanistica extra, quindi dove può mettersi attività cimiteriale, possiamo proporlo all'amministrazione e utilizzarlo come campo di inumazione. Quindi potrebbero essere notevolmente più ridotti i tempi, anche perché sarebbe la soluzione che anche lei ha confermato essere quella che darebbe veramente più respiro a tutta l'operazione, perché il blocco dei blocchi è proprio l'assenza dei campi di inumazione, è giusto? Abbiamo i campi di inumazione, abbiamo risolto il problema.
Va bene, allora io credo che questa, ora dico, io coglievo tutto lo sconforto anche suo di persona delle istituzioni che in questo momento vive tra mille difficoltà e quindi e io lo capisco perché, scusi, io la sento male dottoressa, mi scusi, dicevo io ho colto nonostante una pessima connessione oggi la sua, se non è stanchezza è sicuramente sconforto. Ma siccome io invece credo che il pubblico non debba assolutamente derogare ai servizi essenziali al privato, perché è come dire uno dei principi che attengono a quello che rimane dello Stato sociale, ecco, io le chiedo anche col supporto se noi possiamo ulteriormente perorare questa causa, ulteriormente essere di supporto a lei, le chiedo veramente di spingere per tutto ciò che riguarda la sua mansione. È chiaro che lei non può fare ciò che non le compete, nessuno glielo chiede e glielo può chiedere, per veramente velocizzare i tempi, perché siamo un po' a un punto di non ritorno e questa città non se lo può permettere di ritrovarsi in questa situazione. Quindi facciamo uno sforzo prima che il pessimismo cosmico ci assalga del tutto, facciamo gli ultimi sforzi per trovare le soluzioni che attengono l'amministrazione, il pubblico. Katia, ma secondo te, scusami, secondo te è pessimismo o realismo? Tu che sei professoressa di lettere? Non ho sentito bene, Gianluca, scusami. Secondo te quello che ci assale è pessimismo o realismo? Dico, lo chiedo a te che sei professoressa di lettere, perché ovviamente il tuo parere per me è importante. Vabbè, il pessimismo in questo caso è, come dire, è alimentato da una lettura reale del presente, però ciò non toglie che un'amministrazione non si può arrendere. L'amministrazione non si può arrendere, Gianluca. Quindi deve assolutamente sì leggere il reale. I problemi che ha citato la dottoressa sono reali: la mancanza di personale, il personale più importante part time, i macchinari che si guastano, non sono problemi che la dottoressa sia uscita dal taschino, sono quelli che lei affronta quotidianamente e che noi purtroppo in questi mesi abbiamo imparato a conoscere perché ci vengono esposti quotidianamente. Ma è una lotta che va condotta per chi è al servizio dell'amministrazione, perché l'amministrazione non può arrendersi e non può derogare. Io concordo perfettamente, pienamente con te, e sai che capisco ovviamente lo stato d'animo della dottoressa Rimedio come di tanti altri. Certo, sono persone che quotidianamente si spendono, non è che... Cioè io poco fa pensavo, dico, se anziché esserci il sindaco Orlando, al quale ho sempre riconosciuto grande autorevolezza, ci fosse stato in questo momento un altro sindaco, cioè la situazione in questo momento immaginatevi come poteva essere peggiore. Peggiore. Guarda, come ho detto poc'anzi, io sull'argomento soprattutto dico, ma poi chi mi conosce sa che come sono una persona molto obiettiva e non parlo per peso perché sono cerco ovviamente di installare la mia azione politica nell'obiettività e nel miglioramento di quella che è la situazione della città, come tanti di noi, cosa che ho riscontrato, devo dire, in questa commissione. Però ovviamente lo possiamo risolvere solo ed esclusivamente se pensiamo a far uscire dal fallo il comune di Palermo, e per stare intendo questa situazione del personale. Cioè noi abbiamo una situazione in cui la dottoressa Rimedio poverina in senso affettuoso cerca di parlare con la cosiddetta Amato, che anch'esso mischino si trova giustamente a casa, ma non per volontà sua, ma perché effettivamente il venerdì non lavora, e noi stiamo in due giorni, in una situazione emergenziale di questo tipo, due giorni bloccati perché abbiamo un solo tecnico che, sì, devo dire che si è speso
ovviamente per l'amministrazione, pur essendo part-time, dando la propria ovviamente competenza, praticamente quasi a titolo di no. Pagato una e che si sta facendo responsabilità che a mio avviso sono una persona responsabile. Sì. Io ti sento a tratti, però credo di avere capito quello che mi stai dicendo, di avere colto. Io chiedo scusa, ma sono in fine carica batteria e quindi devo purtroppo chiudere uscire dalla commissione. Vi chiedo scusa. Grazie, mi sentite? Grazie. No, grazie a voi e un saluto alla dottoressa. Un saluto alla dottoressa. Io ringrazio la dottoressa Rimedio. Non so, mi creda, non ho difficoltà anche ad utilizzare i termini appropriati perché non vorrei essere, che capisco ovviamente le sue difficoltà, noi abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, dottoressa, lo chiederemo a breve, mi auguro che il sindaco ci voglia incontrare, ripeto, non ne facciamo un fatto politico, ma ne facciamo noi un discorso di collaborazione, un discorso umano e soprattutto di dignità nei confronti della città. Io potrei chiedere l'incontro al sindaco, potrebbe chiedere come presidente di commissione, essendo persona di maggioranza, ma siccome è un argomento sulla quale la commissione intera si è spesa e devo dire sulla quale ho riscontrato nei confronti dei colleghi dell'opposizione grande collaborazione, noi chiederemo un incontro con il sindaco come commissione, ma come come statuto di commissione, ma proprio per farci una chiacchierata, come lo stiamo facendo adesso con lei ufficialmente, per cercare di confrontarci con il sindaco sull'argomento. Quindi chiederemo al sindaco, laddove lo ritenga opportuno, di invitare anche lei e il dottore Pollicita, ma questo ovviamente attiene ovviamente alla facoltà del sindaco di volerlo fare o meno. Speriamo ovviamente che il sindaco ci voglia incontrare quanto prima, questo ce lo auguriamo. Noi continueremo perché, come diceva la collega Orlando, non possiamo abbatterci, dobbiamo per forza andare avanti, continueremo a rimanere vigili sull'argomento, la chiameremo per avere sempre informazioni su questo argomento. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, la lasciamo al suo lavoro che sappiamo che è tanto. E quindi le auguriamo una buona giornata e la lascio con un arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Giovanni, ci sono interventi da parte del collega di Pisa e della collega Cancilla che sono rimasti in... No, Presidente, purtroppo io non ho molto da aggiungere. Dico, a parte che lei si è fatto portavoce dei nostri stati d'animo, mi piacerebbe condividere l'ottimismo della consigliera Orlando, però in realtà in questo momento prevale lo sconforto. Dico, tante soluzioni sono state vagliate per quanto riguarda la situazione del cimitero, ma nessuna mi sembra che sia percorribile, almeno non lo sia in tempi brevi. Dico, anche parlare di 2 mesi, quando in questo momento ci sono 500 salme che aspettano in qualche modo una soluzione, mi pare insomma che purtroppo non ho grandi prospettive, però speriamo, ripeto, che magari qualcosa a breve cambi. Speriamo che il sindaco accetti il nostro invito e comunque magari poter con lui vagliare altre iniziative. Roberto, io ripeto, ho ascoltato la dottoressa Rimedio, ho appreso che stiamo vedendo, stiamo pensando, stiamo facendo e comprendo che la dottoressa Rimedio, essendo un dirigente di un'amministrazione, deve muoversi ovviamente con cautela, con dei tempi ovviamente sono dettati all'amministrazione. Io ritengo personalmente che questi tempi non possono essere accettati in una situazione di questo tipo. E ritengo, come ho detto alla dottoressa Rimedio proprio 10 minuti fa, ma mi avete ascoltato tutti, che non è tollerabile assolutamente un vediamo, stiamo vedendo, ma ad un'idea deve corrispondere subito una reazione, quindi una risposta immediata, visto, ripeto,
non voglio apparire logorroico, né tantomeno voglio apparire come il vecchio stolito, che ripete sempre le stesse cose, ma in una situazione emergenziale come questa non possiamo pensare stiamo vedendo, ma all'idea di una cosa deve corrispondere subito una risposta, cosa che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, non avviene. E continuiamo a dire stiamo vedendo, stiamo pensando, ma la situazione continua ad essere devastante. Roberta, invece, noi dobbiamo condividere quanto detto dalla consigliera Orlando, dobbiamo o non dobbiamo lasciarci sopraffare da questo senso di sconforto, ma dobbiamo reagire e dobbiamo cercare di, lo dobbiamo soprattutto intanto per un discorso di dignità nostra personale. Che non possiamo ovviamente abbandonare questa situazione, ma dobbiamo continuare a batterci perché dal canto nostro noi abbiamo la coscienza a posto e come hai visto hanno paventato delle soluzioni che noi avevamo dato diversi mesi fa e che non siamo stati presi in considerazione. Quindi in realtà questa commissione ha dato e continua a dare dimostrazione del buon lavoro che ha fatto. Mi auguro soltanto che possano capire che i tempi devono essere ridotti, ma veramente di tanto, perché in questo modo non andremo da nessuna parte. Prego, consigliere di Pisa. Presidente, quello che volevo dire è questo, in teoria siamo a 500 fan a posto, però abbiamo tempo 4 mesi, lo diceva noi in Commissione Famiglia, che fra 4 mesi, una volta che i morti purtroppo ci sono ogni giorno, 5 al giorno, fra 4 mesi saremo tutte bene, aumenterà questo numero. Ora io temo, purtroppo speriamo di non mettere che questa sarà la mia patata bollente del prossimo sindaco, della prossima possiamo assicurare. Speriamo di no, speriamo che lo risolviamo noi in questi ultimi anni, però ci do tutte le premesse perché possa essere una prima partita attualmente prossimo sindaco. E questa è una cosa che ci deve essere messa una maschera a tutti noi, maggioranza e opposizione. Va bene? Grazie, consigliere di Pisa. A posto. Segretario, possiamo dare lettura del verbale di oggi? Presidente, allora, c'è stata difficoltà a potervi ascoltare, specialmente quando parlava lei e quando parlava la dottoressa Di Medio. Molte cose non sono riuscito neanche a capire. Tant'è che sono costretto a risentirmi la registrazione, se in registrazione si è registrato Carlo, prendi il bene. microfono, Carlo, si sente male. Comunque, a conclusione del verbale lo proviamo la prossima seduta. Va bene, ne diamo lettura lunedì allora, o quando faremo la prossima commissione. Giovanni, scusami, io non ti ho sentito, non ho capito E cosa hai detto. arrivavi, e arrivavi, e non sono riuscito a sentire bene perché è arrivato a tratti. Problema mio, problema Orlando, problema di me, non lo so. Fatto sta che oggi proprio vi ho ascoltato malissimo. Spero che la registrazione sia molto chiara e sia venuta bene. Quindi devo risentirmi tutta la registrazione per fare il verbale in maniera buona. Mi hai sentito ora? No. Sì, adesso sì, quindi lo proviamo la prossima Prossima seduta. volta, sì. Mi devi dare risposta tu per quel discorso, Presidente? Facciamo dopo? No, Andiamo già. lo facciamo dopo. Va Intanto alle bene, ore 11 e un minuto chiudiamo la commissione, riservandoci di approvare il verbale odierno alla prossima seduta. arrivederci allora. ecco la Un attimo, registrazione. per favore.